Buonasera, ben ritrovati. Classico appuntamento del lunedì con Dilettanti per Dire. Tante immagini, tante notizie di mercato, anche perché ci sono delle notizie dell'ultima ora. Ne parliamo insieme ad Alessandro Oliva, a cui diamo il benvenuto. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti. E a Daniele Sala, nuovo direttore sportivo del Briga. Un ritorno a casa. Ciao Daniele. Ciao, buonasera a tutti voi. Dunque, diamo le notizie proprio fresche di giornata. L'ufficializzazione dell'addio di Kötting e Barbero allo Sporting con l'arrivo di Siciliano e di Ciciù nel ruolo di direttore sportivo, l'addio di Enfi allo Stresa e la quasi certezza, diciamo anche per fortuna, che il prossimo anno Ivara Lopombia farà il campionato di eccellenza o di promozione, però Maritan andrà avanti anche alla luce di un incontro che c'è stato con i vertici delle rispettive amministrazioni comunali. Chiedo subito a Alessandro, il tuo nome Ale era stato anche accostato, correggimi se sbaglio, alla panchina dello Sporting, confermi? Sì, confermo perché ho avuto contatti con, e lo ringrazio, con il presidente da un paio di mesi, insomma le cose erano abbastanza in avanti, poi finito il campionato ci siamo sentiti, hanno fatto questa scelta, gli auguro tutto il bene possibile e sicuramente grazie che mi hanno cercato. Daniele, può essere la scelta giusta il binomio siciliano-cicciù? Beh, sono tanti anni che, diversi anni che collaborano assieme alla Prosettimo, sicuramente si capiscono e si intendono a meraviglia, può essere un binomio sicuramente che può far bene, le potenzialità ci sono, auguro a loro tutto il bene. Dovrebbe arrivare anche cacciatore, mentre per l'attacco il sogno è Soragna in uscita da Cuneo. Parliamo anche dell'altra notizia del giorno, questa quasi certezza che Ivara Lopombia farà il campionato, no? Resta da vedere se è eccellenza o promozione. Alessandro e Daniele, io ne sono particolarmente soddisfatto perché comunque quando nel calcio ci sono delle persone come Gianluigi Maritan che nonostante le difficoltà, nonostante magari anche un po' di stanchezza dettata dal fatto che sono tantissimi anni che è al timone di questa società, alla fine decidono di proseguire, è un bene per tutto il movimento, no? Sicuramente, ha sempre fatto dei grossi lavori con diverse squadre, la famiglia Maritan e Testa e Ferrero, che conosco molto bene, e hanno sempre fatto bene anche loro, per cui il fatto che continuino è un bene per tutto il calcio del nord nostro, del nostro locale. Daniele. Sicuramente diciamo che il fulmine a ciel sereno, che probabilmente diciamo la notizia che è uscita un po' di tempo fa che il Ivara Lopombia poteva non continuare la propria avventura con al timone la famiglia Maritan, ha spiazzato un po' tanti, anche tanti addetti ai lavori, suppongo, perché per quanto mi riguarda hanno sempre svolto un ottimo lavoro in ogni categoria dove sono stati, hanno conglobato Pombia e Ivara Lopombia, hanno unito le strutture, hanno unito le forze. E anche da neopromossa quest'anno hanno fatto un campionato di tutto rispetto dove sono arrivati ai playoff comunque. Io vi chiedo questo perché mattinato è stato anche il presidente della Virtuscusio, Giuseppe D'Onofrio, al centro di tante voci sul futuro di Verbania, che mi ha detto che è stato chiamato dall'amministrazione comunale di San Maurizio, un po' preoccupata da queste voci. Io credo che, e l'ho detto lunedì scorso, alla fine D'Onofrio rimarrà a San Maurizio, questa è la mia sensazione, non ho mai creduto a una ipotesi Verbania, a meno che non arrivi il fallimento, lì si potrebbero aprire altri scenari, però la condizio sine qua non, per quanto ne so io, è proprio il fallimento del Verbania. E allora vi faccio questa domanda, no? Maritana è stato chiamato dall'amministrazione comunale di Pombia, di Ivara Lopombia, D'Onofrio è stato chiamato dall'amministrazione comunale di San Maurizio d'Opaglio, ma io sono 2 anni che intorno al Verbania vedo il silenzio più totale. Siete d'accordo o no? Da parte di chi c'era prima, di chi c'è adesso? Io credo che sia un patrimonio della città, magari anche la politica potrebbe muoversi un pochettino, no? Anche alla luce di alcune lettere che sono apparse negli ultimi giorni. Abbiamo avuto una lettera dei genitori del settore giovanile del Verbania proprio sabato che abbiamo pubblicato integralmente sul nostro sito, Alessandro. No, ho letto le lettere, non sono tanto addentrato nei discorsi. Diciamo che Verbania è una piazza dove merita calcio vero. Ci sono stato benissimo. Questo silenzio, forse hanno parlato troppo prima la gente, no? Allora è meglio adesso, però hanno delle problematiche, vedo, e la cosa spiace. Auguro
sicuramente di continuare. Io simpatizzo Verbania, perché fondamentalmente io tifo per la Juventus Domo, perché che sta facendo benissimo, no? Che sono cresciuto lì e sono stato in tanti posti anche in Lombardia, però sono un tifoso della Juventus Domo, sono cresciuto, ci ho giocato, ci ho allenato, un giorno farò il dirigente sicuramente. L'allenatore no? L'allenatore l'ho già fatto. E comunque penso che Verbania, Domo e Omegna siano delle realtà che debbono avere calcio vero, per cui devono avere tranquillità. Ora vedo che a Omegna c'è tranquillità, a Domo con l'ingresso di Fabio Scesa penso che la città di Domo sia a posto per 10-15 anni se lui voglia andare avanti, perché penso che una persona del genere non ci sia mai stata, un imprenditore tifoso che fa veramente il tifoso e basta. Ah, io guarda, mi hai dato un assist, perché io ho visto la partita giovedì scorso della Juve Domo. Un tifoso vero. E ho visto, cioè, Scesa era 10 metri da me, no? E ho seguito, e ho visto come lui ha seguito la partita, è stato fantastico. Cioè la partecipazione, l'emotività che ci ha messo a ogni azione, a ogni pericolo, a ogni gol. Cioè, un tifoso vero è uno che... E avere un tifoso vero che è un imprenditore, dà una grossa mano alla Juventus Domo, cioè noi a Domo possiamo essere solo contenti di andare a vedere il Domo, come io vado a vedere il Domo, sono tifoso, sono più vecchio degli Ultras anche a livello di anni che vado a vedere il Domo, perché da quando ho 10 anni che sono su quel campo. E ora ho visto che adesso c'è nel settore giovanile un altro pezzo, un imprenditore che fa calcio come l'Italo, e può solo far piacere al settore giovanile dell'Eventus Domo. Ecco, a Verbania e Omegna c'è già la tranquillità. Ci deve essere delle persone, un po' di fortuna come l'abbiamo avuto noi a Domo, di trovare delle persone che diano stabilità, diano e facciano crescere il settore giovanile. Daniele, però sul discorso anche della politica. Allora, sul discorso della politica personalmente non conosco l'amministrazione di Verbania, ma per come conosco io appunto le realtà calcistiche, sicuramente possono dare una grossa mano sia dal punto di vista organizzativo, lo stimolo deve venire, sia dal punto di vista appunto di stimoli per quanto riguarda il calcio nella propria città, perché fondamentalmente io penso che come ha detto prima il mister, una piazza ai livelli di Verbania sicuramente ha bisogno di calcio, lo si è visto in una delle prime partite del Verbania Calcio quest'anno, che è stata disputata al Pedroli dopo il rilascio dell'omologazione, dove se non erro si parlava di 600 persone per una squadra comunque che non allestita sicuramente per vincere il campionato, ma allestita per potersi salvare. Poi purtroppo una serie di situazioni non hanno permesso che tale situazione, tale cosa si effettuasse, si realizzasse la salvezza, però fondamentalmente Verbania come Omegna, come Domo, sono tre piazze che hanno vissuto il calcio professionistico e che auguro loro di tornarci al più presto, ovviamente facendo sempre i passi lungo la gamba. Oltretutto non è che c'è solo Scesa a Domo, c'è anche una struttura dietro di società che sta sempre migliorando, dalla signora Zariani e a tutti i dirigenti vecchi, storici e che stanno entrando. Per cui anche negli altri posti, ecco, c'è da cercare di mettere prima la società, fare una grossa società in tutte le varie piazze nostre. Dunque, chi vive una grande situazione di difficoltà in campo, perché è retrocesso, ma anche fuori dal campo, il Varese, sentiamo le ultime da Luca Spriano. Buonasera, ultimo appuntamento con la Serie B. Fine calvario per il Varese dopo una stagione tormentata, difficile e amara. La squadra biancorossa saluta la cadetteria nell'ultimo atto del campionato, la formazione di Bettinelli, debilitata da ben 12 assenze e infarcita di giovani, ha perso a Terni 2-0 contro la Ternana dell'ex tecnico novarese Attilio Tesser, che invece si è salvata. Tra l'altro al termine della gara
Tesser di fatto ha preannunciato la fine del matrimonio con la società umbra. Il Varese lascia dunque la Serie B dopo 5 anni consecutivi eccellenti, i primi due ricordiamo nella prima occasione con Sannino allenatore, semifinale playoff persa con il Padova di El Shaarawy, nel secondo anno addirittura finalissima con la Sampdoria, persa, c'era Maran in panchina e la Serie A in quella circostanza fu davvero sfiorata. Poi il terzo anno discreto con Castori, esonerato soltanto nel finale e playoff sfumati in extremis, infine le difficoltà con la salvezza rocambolesca della scorsa stagione ed ora la retrocessione. E il futuro del Varese, l'unica soluzione per non cadere sotto i debiti e la difficile situazione economica a questo punto è legato alla trattativa in corso con una cordata capeggiata da un imprenditore italiano con interessi e aziende all'estero. Evidentemente serve una nuova proprietà forte in grado di immettere denaro fresco, di avere l'energia, la forza appunto per programmare un futuro sostenibile e dignitoso. Vedremo come andrà a finire questa trattativa, siamo allo sprint finale, entro il fine settimana la soluzione, si capirà insomma se ci sarà lieto fine o se sarà flop. Abbiamo sentito le parole di Luca sulla Varese. C'è stata anche la semifinale playoff di eccellenza con il Baveno sconfitto anche al ritorno dal Villa d'Almè. Andiamo a vedere dunque i riflessi filmati di questa partita. Non riesce al Baveno la rimonta contro il Villa d'Almè Valbrembana. Il 3-0 dell'andata sommato all'1-2 nella gara di ritorno manda la formazione giallorossa bergamasca in finale playoff. È un Baveno che però ci crede, nonostante il pesante passivo subito all'andata, e dopo 4 minuti un destro di 30 anni da fuori area viene respinto a mani aperte dal portiere Salvi. Al 10° palla in mezzo di Sogno per Ado che da 2 passi colpisce il palo. Sull'azione però c'è anche il guardaline che sbandiera un fuorigioco. Al 23° la formazione di Pierguido Pissardo passa in vantaggio. Azione piuttosto elaborata che inizia con Ado che serve Sogno. Sogno si presenta solo davanti al portiere che respinge con il corpo. Sul proseguo dell'azione però lo stesso Sogno viene atterrato e ancora lui si presenta sul dischetto e batte il portiere per il gol dell'1-0. Dura appena 4 minuti però il Sogno, scusate il gioco di parole, del Baveno. Al 27°. Infatti Andrea Fusarbassini riceve palla da Mosca e gliela restituisce. Mosca da centro area con un tocco ravvicinato batte Chiaverini per il gol dell'1-1. Alla mezz'ora traversone di Zanella per l'incornata sul fondo di Ado. Al 33° Eurogol di Andrea Fusarbassini che riceve palla da Mosca e al volo dal vertice dell'area incrocia sul palo lontano battendo Chiaverini. Il Baveno prova al 37° a raddrizzare il match, ma la conclusione di Zanella viene respinta da Salvi. Sul proseguo dell'azione Abbagnano va giù in area, ma l'arbitro non se la sente di fischiare un altro penalty. Nella ripresa succede poco o niente. La formazione ospite addormenta la partita, controlla, dimostra anche di essere fisicamente superiore al Baveno. Un Baveno che al 38° rimane in 10 uomini per l'espulsione doppia ammonizione di Menaglio. L'ultimo brivido si fa per dire al 40°. Palla filtrante di Marelli per Trentani che calcia sul fondo. Termina l'avventura del Baveno nei playoff. Resta comunque l'ottima stagione disputata dai ragazzi di Pierguido Pissardo. Dunque abbiamo visto le immagini. Prima di sentire le parole dei due allenatori, di Giuseppe Cane e poi del tecnico del Villa d'Almè che in finale troverà il Castellazzo, si è chiuso un ciclo secondo voi a Baveno con la partita di ieri? Cioè nel senso che io credo che l'anno prossimo il Baveno sarà ai nastri di partenza dell'eccellenza con grandi ambizioni, però io credo che ieri si sia chiuso un ciclo che in un certo senso era già cominciato a chiudersi, cioè a dicembre con l'addio di alcuni giocatori, però non so, Ado, Radio Mercato lo dà vicinissimo alla Juve Domo, magari anche Menaglio potrebbe andare via, Sciala sappiamo che ha la squalifica di 6 mesi, siete d'accordo Daniele e Alessandro cioè, sul fatto che il Baveno l'anno prossimo
possa e debba magari anche rifondare la squadra? Ma magari la rifondazione totale no, sicuramente manterrà, suppongo, mantenga l'ossatura che parte dal portiere Chiaverini piuttosto che anche Menaglio, che non ha assolutamente sfigurato in questo campionato. Potrebbe tornare qualche ex. Sogno andrà via questo. Santiago Sogno andrà via, Ado non so quale siano le proprie intenzioni. So che Juve Domo, Ado va alla Juve Domo, dai. Se tu dici Juve Domo, sicuramente sei più informato in qualità di giornalista. Poi vedremo un attimino anche le intenzioni della società, se saranno quelle di mantenere la categoria eccellenza o di provare a puntare al campionato di CND. Ale? Penso che tutto passi dal discorso dell'obiettivo che ha la società. Comunque dopo un anno, due anni, tre anni le motivazioni vengono sempre meno, e per cui il rinnovamento è auspicabile, penso, cioè, che sia di buon senso, intelligente da parte della società riguardo, ma anche per i giocatori. Dopo un anno o due è meglio cambiare aria, trovi nuovi stimoli e rendi di più. Meno, io la penso un pochettino così. Per cui penso che sicuramente rimarrà Pistardo in panchina, su questo non ci sono dubbi. Le interviste di Donatello Zonca. Il 3-0 dell'andata vi metteva già abbastanza al sicuro, però il Baveno è partito forte, ha trovato il gol, ha creato anche un paio di occasioni, però poi alla lunga è uscito siete usciti voi e avete legittimato anche la vittoria e soprattutto la qualificazione. Allora, venire a giocare col 3-0 poteva essere una lama dopo taglio, perché noi eravamo sì certi che ribaltare un 3-0 non sarebbe stato facile per il Baveno, però noi comunque dovevamo venire a fare la nostra partita, perché noi, non per essere presuntuosi, però dovevamo venire a fare la nostra partita e giocarcela. Quando siamo andati sotto, guardato l'orologio, era passato circa 20 minuti forse, e allora lì ho avuto la sensazione che ci potesse magari scappare qualcosa di pericoloso, invece siamo stati bravi a ribaltarla immediatamente e poi legittimare sicuramente il risultato. Penso che abbiamo dimostrato di aver meritato il passaggio del turno. Nell'arco delle due partite sicuramente non abbiamo rubato assolutamente niente. La sua, tra l'altro, mi è sembrata anche una squadra a posto fisicamente, molto ben messa da quel punto di vista. Non mi dica questo, che c'è il preparatore che poi si vanta. Stiamo bene. Poi la serata come questa ti invoglia a giocare, ti invoglia a correre. Ma anche domenica, che c'erano 25 gradi, ma via da me, siamo stati comunque in partita fino alla fine. Penso che sia merito del lavoro che ha fatto il preparatore. È stato massacrato tutto l'anno da parte dei giocatori, ma sono stato raccogliendo i frutti. Il gol di Sogno dopo una ventina di minuti, unito anche a qualche altre occasioni avute all'inizio, aveva fatto credere nella rimonta. Poi onestamente non si poteva chiedere di più a questo Baveno, che ha già fatto tanto, tantissimo nel corso della stagione. Sì, sono pienamente d'accordo con te. Abbiamo fatto, a mio modo di vedere, un primo tempo fatto bene, bene. Siamo partiti bene, siamo riusciti ad andare in vantaggio. Noi ci tenevamo a chiudere non perdendo, non ci siamo riusciti. Però nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita. Loro sono stati molto bravi in due occasioni dove abbiamo fatto due errori. Sul primo gol su un giro palla e il secondo invece su un disimpegno a fare subito il pareggio e poi andare in vantaggio, anche uso ogni tipo di situazione. Però io penso che per almeno 45 minuti abbiamo visto un buon Baveno. Un buon Baveno e soprattutto una signora squadra quella che avete affrontato. È un peccato aver chiuso con una sconfitta, però. Sì, noi volevamo non perdere l'ultima in casa, però se tutti gli anni perdiamo l'ultima in casa io ci metto una firma. Questa è una squadra che nei 180 minuti, per mille motivi, per qualità loro, perché noi siamo arrivati con diversi giocatori non a disposizione e quindi diversi infortunati, hanno dimostrato di esserci superiori, non hanno rubato niente. Auguriamo loro di riuscire a centrare l'obiettivo e noi dobbiamo incominciare da lunedì a pensare alla prossima stagione. L'ultimissima domanda, si riparte dal duo Pissarro-Docane? Questo non lo so, questo è era un discorso più allargato che faceva riferimento alla società. Queste sono delle decisioni che devono prendere chi di competenza. Io sono contento di quello che siamo riusciti a fare in questi anni e penso che lo siano i tifosi e penso che lo sia anche la società. Da lunedì o da martedì o magari da qualche giorno più in là, chi dovrà di competenza occuparsi di queste cose piano piano lo farà e poi sarete i primi a saperlo.
Dunque abbiamo visto, sentito anzi, le parole di Beppe Cane. Dunque la squadra del momento è la Juve Domo, che verosimilmente giovedì giocherà la finalissima contro il Trino. Tra l'altro iniziativa particolare da parte della società, che inviterà nei prossimi giorni, già domani mattina, tutti gli studenti di Domodossola gratuitamente ad assistere alla finalissima, dando i biglietti proprio nelle scuole, saranno i giocatori a consegnare, quindi un ulteriore motivo di unione tra la squadra e la città. Facciamo una cosa, prima ci vediamo la partita, una partita bellissima che io ho visto, e poi magari parliamo anche della prossima avversaria della Juve Domo, che Daniele conosce bene. Vittoria incredibile della Juventus Domo, che vince al Cardio Palma contro il Ponte d'Ornazza la sua semifinale di playoff per accedere in eccellenza. Andiamo a vedere nella cronaca quello che è stato l'andamento nella partita. Al quarto minuto Ricky poi prende il fondo, mette una palla bassa solo da toccare in porta, ma Fernandez è troppo avanti con il corpo e l'azione sfuma. Al quarto d'ora non esce Celesia, lasciando Leto Colombo l'opportunità di toccare il pallone, ma l'estremo difensore ospite si salva in angolo. Grande palla dentro di Ricky Poi al 24esimo per Fernandez, che prova a piazzarla col destro, palla però troppo strozzata e facile parata. Alla mezz'ora eccellente azione costruita dalla Juventus Domo, chiusa dal tiro da fuori di Francese bloccato da Celesia. Si sblocca il risultato al minuto numero 35 da corner, assist di Fernandez per Leto Colombo, che gira molto bene col destro verso l'angolino basso, che fa 1-0 Juventus Domo. Ultima azione del primo tempo al minuto numero 41 con la risposta che arriva alla 41esimo appunto con la traversa colta dal colpo di testa di Della Rosa. Siamo nella ripresa quando il Ponte Donazio si porta avanti, colpevole la difesa della Juventus Domo a lasciare liberissimo Berger, che però non riesce a impattare la sfera di testa. 11esimo minuto, sfonda sulla sinistra Francese, serve Leto Colombo, che ha un mini rigore in movimento, ma la risposta di Celesia è strepitosa. Alla 17esimo punizione di Menegozzi, deviazione della barriera, fa finire la palla alle spalle di Zenoni per il pareggio del Donaz, che riapre la partita, riequilibra sull'1-1. Alla 22esimo punizione di Leto Colombo, di poco a lato. Juventus Domo che però si riporta in avanti al 25esimo, Ricky poi trova spazio sulla sinistra, serve un assist perfetto con la testa di Fernandez, che insacca il nuovo vantaggio granata sulle 2-1. Al 28esimo contropiede della Juventus Domo, forse eccede in altruismo Marco Fernandez, servendo poi che pressato colpisce e non trova il fondo della rete. Al 35esimo gol sbagliato, gol subito, colpisce il Ponte Donazza ancora da calcio da fermo, che si fanno trovare i preparati gli ossolani, con Zenoni che non esce perfettamente, lasciando a Sterentino la possibilità di toccare in porta e di fare nuovo pareggio sul 2-2. Una partita bellissima, vede la punizione al 42esimo, battuta veloce da Leto Colombo per Francese, che mette un gran cross per Paganini, ma è clamoroso l'errore da parte dell'esterno della Juventus Domo, che non trova lo specchio della porta. Juventus Domo che però non molla e la palla dentro per Ricky Poi, vede atterrato l'attaccante in maglia numero 7 dal portiere, e il direttore di gara concede la massima punizione. Dal dischetto va Leto Colombo, che con grandissima tranquillità spiazza il portiere per il nuovo vantaggio della Juventus Domo per 3-2. In un finale accesissimo, dove viene espulso anche mister Castelnuovo, il Ponte Donazzo va alla ricerca del pareggio fino al sesto minuto di recupero, in cui la partita regala brividi fino alla fine. Calcio di punizione per il Ponte Donazzo dal limite dell'area di rigore, per il fallo da cartellino rosso di Suncin, dal limite va Menegazzi, che trova una clamorosa traversa, palla che si spegne appunto sulla montante, e quindi finiscono i sogni di rimonta per il Ponte Donazzo. Dopo arriva il fischio finale dell'arbitro, finisce la partita, la Juventus Domo vince per 3-2 e mercoledì sera avrà la sua finale. Ripeto, dovrebbe essere giovedì l'atto conclusivo. Allora, peserà di più il fattore Curotti, abbiamo detto tante iniziative collaterali, ci sarà anche il settore giovanile, quindi è verosimile attendersi un clima caldo e uno stadio pieno, quindi un vantaggio enorme per la Juve Domo. Alessandro e Daniele, o assenze pesanti in difesa, come quella certa di Soncini espulso e quella probabilissima di Pioletti stirato. È vero che ci sarà anche il ritorno di Puzzello e di Simone Soncini. Alessandro e Daniele. Ma penso che l'assenza, se c'è, di Pioletti sia importantissima, perché è un giocatore che gioca con una gamba sola in questa categoria. E
però rientra Puzzello e questa è una bella cosa perché comunque ho visto anche l'altra sera, si fa sempre sentire, la squadra ce l'abbiamo e penso che non dobbiamo aver paura di nessuno. Lettrino. Daniele? Diciamo che oggi sicuramente Fabio Pioletti ha dimostrato di essere uno dei giocatori più preparati, ma voglio dire, non deve dimostrarlo assolutamente adesso, che la promozione la può fare ad occhi chiusi. Andrea Soncin ha rimediato un'espulsione, in parte per quanto mi riguarda, visto dalle immagini, severa. Così severa, e di conseguenza, pur col rientro di Soncini e di Puzzello, allestire la difesa non sarà non Beh, sarà Puzzello libero e Puzzello e Ferrari scoppia centrale, non è che sì, diciamo che libero la Beckenbauer improvvisarla così nell'ultima partita che decide la stagione non è cosa facile, ma sicuramente i ragazzi della Juventus Domo getteranno il cuore oltre l'ostacolo per raggiungere questa eccellenza. Le parole di Castelnuovo del mister del Pondonez, poi ci sentiamo il grande protagonista di giornata, Matteo Leto Colombo. Mister, una partita incredibile. Poi la squadra ha dovuto purtroppo anche fare a meno di te nell'ultimo quarto d'ora, però grande cuore. Davide, la squadra non può fare a meno di me nell'ultimo quarto d'ora, ha fatto a meno di me nel quarto d'ora, scusa, vai avanti. No, insomma, una partita incredibile, grande cuore, adesso la finalissima ancora in casa. Sì, grande cuore, però onestamente anche calcisticamente secondo me oggi mi sono piaciuti perché al primo tempo deve essere il minimo doppio vantaggio, abbiamo sempre cercato di fare la partita, il gol che abbiamo preso comunque su palle inattive, abbiamo sempre cercato di vincere, l'abbiamo impostata per vincere i 90 minuti, perché fuori con Puzzello e Soncini noi cioè, diventava un pochino dura prolungare il tempo, per cui abbiamo messo le tre quartista. E le due punte che hanno fatto comunque la differenza. Sono contentissimo per Leto perché ha fatto comunque una paradossale il fatto che noi si passa alla finale con un rigore dove forse sono quelli che più hanno pesato in questa stagione per la parte finale. Per cui una sintesi di emozioni è stata incredibile perché veramente boh, i tifosi penso che siano quelli neutri, si saranno sicuramente divertiti. I gufi sicuramente saranno presi male, i tifosi del Domo festeggeranno stasera perché alla fine avremo fuori più letti Soncin, però mai oggi la cosa più bella in assoluto, ho chiesto a loro, ho detto per me vinciamo nel momento in cui siamo un gruppo al 100%, perché ci abbiamo lavorato tanto e oggi secondo me mi hanno dimostrato, facevo 20 ragazzi, sono stati un gruppo al 100%, per cui la cosa in assoluta più bella è aver vinto, per me l'ho sentita insieme. Mister, una partita difficile, voi siete stati bravi sempre a riacciuffarla, siete andati anche vicinissimi praticamente a tempo scaduto. Sì, siamo andati vicinissimi, poi il calcio è fatto di episodi, prima c'è stato un rigore, poi una traversa, questo fa la differenza. Però, come ho detto prima, bisogna fare dei grandi complimenti ai ragazzi. I ragazzi hanno fatto veramente, a mio modo di vedere, una grandissima partita contro una squadra che ha un tasso di qualità importante, e è partita per vincere il campionato, noi siamo partiti per avere una salvezza tranquilla. Secondo me disputando anche una buona partita sul piano del gioco. E poi è chiaro che c'è chi vince e c'è chi perde, è normale. C'è qualcosa che recrimini dal punto di vista anche se è stato tattico o tecnico? No, assolutamente, non recrimino assolutamente nulla. Abbiamo provato quando siamo arrivati sotto 2-1 ad avere una punta in più, l'abbiamo raddrizzata, poi ci siamo rimessi a posto. No, assolutamente, non c'è nulla da recriminare. È chiaro che spiace, però i ragazzi sono stati fantastici tutto l'anno e poi in questa fase finale dei playoff. Visto anche la tua grande capacità di calma e di lettura, ti chiedo una cosa sui tuoi avversari, secondo te sono da eccellenza? Questa squadra, vabbè, d'altra parte, cioè, non penso sia una domanda, cioè, la risposta è scontata, cioè Leto Colombo, poi Fernandez che sia, e poi chi c'era fuori, centrocampista, Soncin dietro, è una squadra che a me risulta che la squadra era stata fatta con l'idea di essere ripescata in eccellenza, quindi lo è una squadra d'eccellenza. È chiaro che si vede, perché comunque c'è qualità, però noi li abbiamo messi in grossa difficoltà e quindi sono contento per questo, i ragazzi sono stati bravissimi. Noi non dobbiamo dimenticarci che abbiamo una squadra giovanissima, c'è qualche ragazzo che faceva la prima categoria, c'è qualche ragazzo che è in promozione il primo anno che gioca e quindi abbiamo accorciato di parecchio le distanze, pareggio probabilmente ci stava e poi bisognava giocarsele supplementari, però bisogna sapere accettare i risultati. Una disamina, forse è la prima volta che la sento, cioè da parte del direttore del Pondon, ha detto una frase che riassume il valore della Juve Domo,
Questa era stata allestita, questa squadra, per giocare l'eccellenza, è vero, sperando nel ripescaggio. Spesso non ce ne siamo dimenticati, però io sono d'accordo e penso che questa Juve Domo, se, come credo, perché al di là del risultato di giovedì, anche chi dovesse perdere la finale al 99,9% sarebbe ripescato, però diciamo che questa Juve Domo così com'è è da prime 5 in eccellenza, un po' quello che abbiamo detto della Virtus Cuse, cioè sono due squadre che nell'eccellenza di quest'anno sarebbero arrivate qua in zona playoff se la giocavano Daniele e Alessandro. Sì, beh, certamente, adesso ci sarà solo, penso, il piccolo problema dell'innesto del giovane, dove verrà posizionato, però fondamentalmente problemi per disputare il campionato d'eccellenza, suppongo che la Juve Domo non ne incontri più di tanti, nel senso che, a meno che, diciamo, nasca la stagione storta, orizzonti della situazione, che non glielo auguro. Ale? Sì, io penso che sia una disamina giusta quella che ha fatto. Teniamo conto che il Gozzano è un'altra squadra che doveva fare la Serie D, poi è andata in eccellenza. Ah. Il Domo e la Virtus Cuse erano due squadre d'eccellenza che giocavano in promozione, per cui il valore c'era, però bisogna anche dare merito agli allenatori. Io difendo la categoria, per cui sia Castelnuovo che Bonan, che Brando e Bonan in tandem. Bonan, che l'ha fatta lui, e poi il successore, Brando, e Viganò, il giusto merito, perché comunque era portare tutto l'anno alla squadra. Dunque, senza ombra di dubbio, migliore in campo ieri, e non solo ieri, Matteo Lettocolombo, il protagonista del match, ai microfoni di Davide Tomasi. Matteo, una partita incredibile, siete stati bravi a non mollare mai, anche insomma quella traversa alla fine ha fatto veramente sudare. Sì, ci ha fatto perdere qualche anno di vita, credo, non solo a me ma anche a tutti i tifosi del Domo, anche se poi analizzando i 90 minuti credo che se ci sia una squadra che debba vincere, quella siamo noi, perché abbiamo preso due gol un po' così, ma abbiamo sbagliato l'impossibile. Solo io ho sbagliato due gol clamorosi nel primo tempo, Fernandez, uno a porta vuota, insomma, se c'è una squadra che ha giocato, che meritava di vincere, sicuramente era il Domo, e credo che questo sia agli occhi di tutti. Appunto, con due grandi assenze siete riusciti a fare una grandissima partita, adesso arriva la finale ancora in casa, che sta dimostrando in questi playoff di essere più che un fattore. Sì, come dicevo prima, sicuramente in queste tre partite abbiamo fatto 10 gol in tre partite, con un campo pressoché perfetto, quindi probabilmente quando ci lamentavamo durante l'anno che il campo non era bello, con una squadra tecnica, non erano solo scusanti, questo è quello che mi sento di dire. Poi dare tutta la colpa al campo, assolutamente no. Però come abbiamo dimostrato adesso, con un campo, ripeto, pressoché perfetto, tre partite contro tre squadre di livello superiore, perché se arrivano in playoff o finale di playoff e abbiamo fatto 10 gol, probabilmente qualcosa c'era. Complimenti anche a te che in un momento di grande difficoltà ti sei preso la squadra sulle spalle, ti abbiamo nominato uomo partita, appunto, perché hai fatto davvero una grande partita. Sì, più che altro, meno male anche il rigore mi ha aiutato a diventare questo, perché, ripeto, avevo proprio sul gobbo i due gol sbagliati, soprattutto il secondo, che una volta stoppato e saltato l'uomo dovevo far gol. Invece meno male Ricchi si è procurato questo rigore che sono riuscito a trasformare, anche se onestamente adesso come adesso non mi ricordo dove io l'abbia calciata, se a destra o a sinistra. A destra? Ah, okay. A sinistra? Non mi ricordo, però l'importante è che è andata dentro. Dunque le parole di Matteo Lettocolombo, finale anche nel campionato di prima categoria, dove c'è stata la grande sorpresa del Vogogna, 2-0 Castelletto. Tu l'hai vista, te l'aspettavi, Daniele? Allora, io l'ho vista, personalmente non mi aspettavo un risultato del genere, però visto, diciamo, in seguito alla partita vista, è un risultato giusto, meritato da parte del Vogogna, che hanno cercato comunque, non hanno mai perso la calma, anche a fine primo tempo sullo 0-0. Ecco, secondo me, se posso dire la mia, i giocatori della Castellettese sono entrati sapendo di avere due risultati utili. Dunque, e di conseguenza quello è stato... Ha pesato. Diciamo che appunto è stato il tranello che non gli ha permesso di passare il turno. Vediamo dunque questa vittoria esterna del Vogogna, 2-0 al Pierino Rioli di Castelletto, poi andiamo in pubblicità.
Il Vogogna vince la finalissima playoff del campionato di prima categoria Girone A battendo qui al Pierino Orioli la Castellettese per 2-0. Andiamo con le azioni principali. All'11esimo Marcai va al tiro dopo una combinazione con Bini, la palla finisce a lato. Risponde il Vogogna 10 minuti più tardi, Moggio alla conclusione a tu per tu con Mira, facile la parata del portiere di casa. Al 33esimo poi c'è Batro che è solo davanti al portiere, fallisce l'occasione del vantaggio solano. 5 minuti dopo Aliperti va al tiro, la palla finisce fuori di pochissimo. Al 44esimo Bini si gira in area, grande parata di Fabriani che evita appunto il gol all'attaccante della Castellettese. Passiamo nel secondo tempo dove succede di tutto. Al quarto Moggio in diagonale mette a lato, preludo all'occasione che avviene poi al quinto. Moggio viene atterrato da Mira in area, il portiere della Castellettese viene espulso, entra Vassallo ed esce Marcai. Dagli 11 metri Batro realizza il vantaggio ticinese. Al 19esimo poi Soldati va alla conclusione, Fabriani mette in angolo. 5 minuti dopo Moggio viene atterrato in area da Visentini e un altro rigore per il Vogogna. Dagli 11 metri lo stesso Moggio realizza, nell'occasione viene espulso Ioli per proteste. Al 32esimo poi Spitaleri su Olio, altro cartellino rosso per la Castellettese che dunque resta in 8, e al 40esimo va al tiro Nino, grande parata di Fabriani che si guadagna gli applausi del pubblico del Pierino Orioli. Punteggio finale Castellettese 0 Vogogna 2. Dunque abbiamo visto le immagini, tra poco sentiamo l'intervista, adesso però un po' di pubblicità. Di nuovo insieme, artefice del miracolo, forse una parola eccessiva, però della straordinaria stagione del Vogogna, mister Chiaravallotti, sentiamo le sue impressioni ai microfoni di Andrea Paleari. Mister Frino, finisce qui l'avventura della Castellettese contro il Vogogna, partita insomma, che si conclude in 8 contro 11, difficile poi anche da commentare, no? Sì, innanzitutto devo fare i complimenti al Vogogna che ha vinto, ha fatto la sua partita e l'ha vinta meritatamente. Probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa. Senti, ti chiedo, tu che hai allenato anche in categorie superiori, eccetera, sei un profondo conoscitore appunto anche del nostro calcio, che tipo di girone ti è parso questo girone A? Il solito girone di prima categoria, adesso può essere un po' più qualitativo, un po' meno qualitativo, però il solito girone di prima categoria. Senti, sulla partita di oggi peccato, perché tutto sommato il primo tempo secondo me era stato anche equilibrato, avete avuto anche forse un paio di occasioni voi, no, per poterla sbloccare, e poi sono arrivate queste espulsioni che hanno fatto un po' la differenza. Anche nel primo tempo diciamo che non abbiamo fatto probabilmente quello che avremmo dovuto fare. Rifatti i complimenti al Vogogna senza prendere scuse, avere un direttore di gara che si rivolge al capitano dicendo guarda il mio curriculum è abbastanza brutto. Sì, quindi sono in par di capire che ritieni ci sia più di un elemento per poter comunque discutere quella che è stata la direzione arbitrale. No, la partita l'abbiamo persa noi, l'arbitro c'era purtroppo. In virtù di questa stagione della Castellettese, tu sei arrivato per l'appunto a stagione in corsa, ritieni che si possa lavorare ancora qui per la prossima stagione? Ah, questo è un discorso che faremo più avanti. Pino Gallo, allora, finisce l'avventura della Castellettese a questi playoff, direi una conclusione con più di qualche recriminazione? Sì, beh, c'è da dire che al di là del fatto che non abbiamo giocato come le altre domeniche, comunque sia, io sono solito non lamentarmi mai degli arbitri, però è arrivato questo signore spacciandosi tutta la partita con i miei giocatori, che lui, dicendogli di guardare il curriculum, un arbitro di eccellenza prima di tutto non deve dire alcune cose con dei giocatori. E, cioè, tutto contro ci fischiava, poi al di là loro hanno meritato, ripeto, noi non abbiamo giocato come al solito. Ti chiedo che cosa è successo nella squadra. Tu dici non abbiamo giocato come al solito, come mai? Molto probabilmente l'ha sentita troppo, perché gli avversari con loro sinceramente non avevano nessun tipo di problema, cioè nel senso che per loro andava tutto bene. Noi molto probabilmente abbiamo sentito troppo la partita rispetto a domenica scorsa e alla fine succede questo. Senti, una stagione comunque che si conclude, direi, e che non cancella quanto di buono la Castellettese ha fatto, quanto ha fatto Pino Gallo anche come direttore sportivo qui a Castelletto Ticino.
No, beh, quello sicuramente no. Poi il discorso di Pino Gallo deve essere la società a dire se ha fatto bene o ha fatto male. Comunque sia, la squadra aveva tutte le caratteristiche per poter andare avanti. Ripeto, capita la domenica storta e questa è stata una domenica storta. Parole in questo caso non di Chiara Valotti ovviamente, ma di Pino Gallo e di Frino. Parole d'addio di fuori di Frino, Daniele? Tu che sei il direttore sportivo? Sarà un nodo che scioglieranno presidente, direttore sportivo attuale Pino Gallo. C'è il nome di Massoni che circola per Castelletto, ne sai qualcosa? Ma guarda, la verità, Castelletto e Briga sono un po' distanti. No, nel senso che fondamentalmente Massoni... Perché viene a Briga? No, tu eri confermato l'allenatore, no? Certamente. Certamente, assolutamente, Giromini sarà l'allenatore del Briga per l'anno prossimo. No, dicevo, per quanto riguarda Daniele Massoni, sicuramente fa abbastanza audience che sia senza squadra in questo momento, ma perché comunque ha raggiunto il salto di categoria con il suo Fomarco, ha lasciato appunto Fomarco e adesso troverà un'altra sistemazione, suppongo senza troppi problemi. A Ranavasso chi va? A Ranavasso chi va? Non lo so. Cioè, ti ho portato lì per cosa? Allenatori liberi ce n'è, c'è Masoero, c'è... Masoero Valestrona, no? Masoero Valestrona. Dicono. Bene. Il valzer degli allenatori ad oggi è veramente una battaglia senza fine. E Alessandro Riva dove va? Ale? Guarda, non lo so. Dopo ho fatto un mese in Lombardia, alla Solbia Sommese, arrivando due partite alla fine, e non lo faccio più un lavoro del genere perché... sono arrivato, eravamo nei play-out, abbiamo fatto i play-out, ci siamo salvati, però è difficile, non riesci neanche a cambiare le abitudini degli allenamenti. Non lo so, dopo l'ennesima salvezza aspetto, io fondamentalmente ero d'accordo con una squadra, adesso mi ritrovo che vado a parlare con un paio che mi avevano chiamato, interpellato, vediamo cosa succede, da qualche parte a Borgosesia, Lombardia e Piemonte sono stato e qualcosa andrò. Certo, a Stresa ti piacerebbe, perché anche Stresa è una panchina, oggi penso è stata che... l'ufficializzazione del divorzio da Enfi, i nomi sono quelli di Boldini, di Ferrero, di Galeazzi, magari anche Oliva. Penso che gli allenatori, cioè, quando vengono chiamati, hanno il dovere di andare a parlare con tutti, per cui Stresa è una panchina prestigiosa come tantissime altre, sicuramente se uno viene chiamato va a parlare. Dunque eravamo in debito con Chiara Vallotti, l'ho lanciata prima in intervista, andiamo a sentirci adesso l'artefice della grande stagione della Vogogna. Mister Chiara Vallotti, continua la favola del Vogogna. Sì, direi di sì, e sono contento per i ragazzi, per la vittoria di oggi, su un campo difficile, contro un'ottima squadra, perché secondo me la Castellettese, ma già nel campionato l'avevo detto, era una delle squadre secondo me più forti, tra le più forti. Abbiamo cercato di preparare come meglio potevamo la partita, i ragazzi sono stati bravi, ringrazio soprattutto quei ragazzi che anche nel momento di difficoltà come questo, perché tra squalifiche e infortuni qualcuno mi manca, e i ragazzini mi stanno dando una gran mano, perché abbiamo 3, 96, 97, 4 ragazzi un po' troppo giovani, però fa niente, va bene, sono contentissimo così, niente, mi viene difficile da commentare perché è anche facile dopo che vinci 2-0 una partita che sulla carta era veramente tosta. E secondo me bene, perché abbiamo fatto un bellissimo primo tempo e niente, siamo contenti, adesso andiamo avanti in questa favola, sì, che è la nostra. Senti, adesso non si può più neanche tanto parlare di sorpresa, perché avete eliminato il Suno, avete eliminato la Castellettese e ormai ci siete dentro. Adesso sì, non sarebbe neanche corretto se dicessi di no. Adesso, come dico sempre ai ragazzi, siamo qui, ci troviamo in settimana, ogni volta ci prepariamo e poi quello che viene la domenica, adesso per noi, l'avevo già detto, è tutto un regalo che ci siamo fatti, tutto lì. La dimostrazione di oggi è che magari è un premio veramente, io ti posso dire per questi ragazzi e per me, dal 15 di agosto arrivare adesso è una bellissima soddisfazione. Io la vedo così, cioè io oggi ho 2,96 in campo, non è che mi voglio piangere, però non è facile farli giocare, invece questi ragazzi sono 2 anni che si allenano, ci danno una mano e siamo tutti veramente contenti. Adesso non so neanche più cosa dirgli, perché gli ho già fatto i complimenti come era giusto, però ci prendiamo questo momento, ce lo godiamo, perché non è che ti capita tutti gli anni, quindi siamo coi piedi per terra. Ci dici qual è il segreto di questo Vogogna?
Ci sono gli aneddoti nello spogliatoio, ci sono tante cose che sono nostre, però io penso che la base di tutto sia un gruppo di persone, un mix di ragazzi, dal più giovane che è un 97 al più vecchio che ha magari, come può essere Bartolo, che ha 40 anni. In questo gruppo c'è tutte le sfumature. Io dico sempre il giovane che ti fa un po' girare le scatole, il vecchio che è fatto alla sua maniera, ma è un mix di cose dal quale poi si ottengono i risultati, come quelli che stiamo facendo. Il segreto vero del Bogogna è uno solo: il pranzo, da un mese a questa parte mi risulta il cavaliere Omegna, dal mitico Alfonso De Stefano, che Alessandro e anche Daniele conoscono. Ma quattro pranzi, quattro vittorie, questo è il talismano, è diventato un idolo Alfonso. Sicuramente Alfonso è un idolo. Ci credete voi a queste cose, Ale? Sicuramente. Poi Alfonso lo conosco bene, ma ci sono queste cose qui nel calcio. Io ho preso una squadra, ho portato a Gallarate ad allenarsi, perché a Solbiate non ci facevano allenare, e dopo che è andata bene un playoff è stato lì 15 giorni. Per cui ci sono queste cose qua. Dunque, chi ha confermato l'allenatore, come era logico che fosse dopo la stagione passata, è il Gozzano, che ha presentato anche le linee guida della stagione 2015-2016. Tra l'altro c'è anche il primo acquisto, quello di Sardar in Veruno. Vediamo le interviste nella conferenza stampa alla FAR. Squadra che vince non si cambia, d'altronde non poteva essere altrimenti, visto la stagione del record 2014-2015, la 2015-2016 si apre all'insegno della continuità. Sì, sicuramente i ragazzi, gran parte dei ragazzi, lo staff tecnico ha staccato un biglietto per partecipare alla Serie D, ci hanno dato molto. Noi, come sicuramente ricorderete, l'anno scorso, quando la prima intervista che ho fatto al direttore, cercheremo uomini prima che bravi giocatori. Abbiamo trovato entrambi, è una fortuna che non sempre capita, cercheremo di portarla avanti anche l'anno prossimo, andando a puntellare questo gruppo di giocatori con giocatori di categorie, di qualità, che vengono a Gozzano e, prima ancora che dimostrare sul campo, dimostrino con la propria mentalità durante gli allenamenti quelli che sono gli obiettivi che comunque vogliamo raggiungere. Walter Viganò, tante parole di elogio, tante parole di stima, sono più una responsabilità o una gratificazione per queste parole? Queste parole fanno parte del tramonto, domani è una nuova alba, cancelliamo tutto, si riparte da zero. Come? Cercando di tenere quei 8-10 ragazzi che secondo noi fanno così al nostro progetto, danno continuità, e cercando di prendere altri 7-8 ragazzi che possono garantirci alla domenica di aver possibilità di vincere. Come si colloca a tuo giudizio il Gozzano nella prossima stagione, posto che la Serie D è diventato il quarto campionato italiano? Ma secondo me il Gozzano dipende dalla campagna acquisti che farà la società, però penso che il posto del Gozzano nel prossimo campionato sia togliersi la soddisfazione e essere sempre dal quinto al decimo posto. Il sogno di Viganò, ammesso che abbia ancora dei sogni quando va a dormire? Tutte le domeniche che mi venga ancora la pelle d'oca, perché se non mi viene più smetto. Alberto, prima hai detto in conferenza, per il Gozzano la Serie D equivale alla Champions League. Sì, diciamo che per noi, a livello del paese che siamo, di 6.000 abitanti, portare una squadra a questi livelli è una grande cosa, è come vincere una Coppa dei Campioni e come essere, diciamo, sulla bocca di parecchia gente, perché siccome io ho un giro d'affari in Italia molto grande, quindi conosco molta gente da Gozzano fino a Palermo e molta gente segue il Gozzano, diciamo. Io ho dei clienti che al lunedì mi telefonano e mi fanno i complimenti. Il Gozzano in Serie D mi permette certamente di avere una realtà che dal punto di vista anche federale posso seguire da vicino. Non c'è niente di meglio che seguire la propria realtà, la propria squadra a cui si appartiene, nella location che certamente, voglio dire, gli compete e che io ne faccio parte. Abbiamo sentito anche parlare già delle prime conferme di giocatori come Guidetti, come Lunardon, come Gemelli, come Richieri, come Porro, come Milan. Abbiamo anche sentito un progetto importante che già dovrebbe concretizzarsi nel corso di quest'estate. Il Gozzano e tutto il settore giovanile il prossimo anno avrà un proprio campo d'allenamento di fianco allo stadio d'Albertas. Fondamentale. Senza strutture è difficile creare una società con un settore giovanile che deve essere la base di
una prospettiva di prima squadra. Per poter avere un buon settore giovanile senza strutture adeguate è difficile ottenere, quindi si parte da una struttura. L'impianto di un campo sintetico certamente ci permetterà nella stagione, certamente quando arriva l'inverno, di poter dare una mano a tutte le squadre, di potersi allenare con una certa continuità, ma soprattutto con una certa organizzazione. Abbiamo sentito le parole di Alberto Alesina, non Roberto, come era nella grafica, tra l'altro con una notizia importante credo che sia anche quella del sintetico, cioè il fatto di avere un campo d'allenamento probabilmente per settembre-ottobre cambia parecchio, sia a livello economico, ma soprattutto a livello logistico, Alessandro e Daniele, no? Sicuramente quando ti alleni tutti i giorni, magari il mercoledì due volte, il sabato, se hai una struttura per allenarti adeguata per la categoria, fai la differenza. E a Gozzano hanno idee chiare, disponibilità e progetti importanti, il fatto di fare il campo lì a loro li serve perché come struttura certo. Aveva un po' di lacune, per cui è un alto passo verso la Lega Pro. Daniele? Diciamo che già quest'anno il Gozzano so che si è allenato interamente, diciamo svolto sin dalla preparazione tutti gli allenamenti sul campo sintetico di Romagnano, allestendo anche una tensostruttura e un'ottima palestra, quindi diciamo siamo ai limiti del professionismo. Ci sono tutte le carte in regola, tutte le persone, diciamo, e soprattutto disponibilità e progetto, come ha detto il mister, per potersi avvicinare a una categoria superiore. Poi, se non erro, ho letto settimana scorsa su una testata giornalistica che questa domanda era stata rivolta al presidente, al signor Alesina, il quale ha detto che avrebbe potuto affrontare il problema assieme ad un altro sponsor. Non penso ce ne sia bisogno, perché fino adesso ha dimostrato che può fare benissimo le cose lavorando bene da solo in un certo modo. Le parole adesso di Bonà, presentato all'Accademia nei giorni scorsi, nello stesso giorno che il Gozzano ha fatto la sua conferenza stampa. Roberto, con quali stimoli, con quali ambizioni, con quanta voglia ti avvicini a questa nuova avventura? Beh, la voglia è tanta, primo perché vengo da qualche mese di inattività che io ho voluto e che comunque, essendo stato un momento amaro, lo stimolo di riprendere, di ricominciare una nuova avventura è forse più forte di quanto non si possa immaginare. E poi ho trovato di nuovo delle persone amiche che conoscevo da tanti anni in una realtà come la città di Borgomanero, a cui io sono particolarmente legato. E questo mi ha stimolato molto, mi ha fatto scegliere con grande entusiasmo questa avventura, anche nella convinzione che è una squadra che viene da un successo meritato in un campionato e che si affaccia ad una nuova realtà come la promozione, sarà sicuramente una società molto stimolante, sarà sicuramente una squadra con grande voglia di fare bene ancora anche il prossimo anno, e quindi ritengo di essere molto fortunato ad avere questa opportunità. Prima hai detto, a me piace vincerle tutte le partite. Sì, certo, ma credo che questo sia una cosa che riguardi e accomuni tutti gli allenatori. Io ritengo di essere stato un allenatore fortunato fino ad oggi, primo perché ho potuto allenare nel mio percorso delle buone squadre, secondo perché ho potuto vincere qualche campionato, e questo è un'impresa che tutti, a cui tutti ambiscono, e che non sempre è facile, vince sempre uno solo e quindi è sempre complicato, e quindi lo spirito e la voglia con cui si va in campo e con cui si inizia una stagione è quella di essere protagonisti di un campionato di alto livello. La società qui ha dei programmi seri ma anche commisurati a un sano realismo, e quindi sappiamo di non essere noi quelli che devono costruire subito un percorso vincente, però faremo sicuramente il possibile per disputare una stagione di buon livello. Sono orgoglioso, come dicevo prima, di poter ringraziare sempre i miei amici, colleghi, per il lavoro che è stato fatto in questi pochi anni, perché siamo partiti 4 anni fa e a piccoli passi siamo riusciti l'anno scorso a coronare, diciamo, questo sogno, rimanendo sempre umili e rimanendo sempre coi piedi per terra. Come dico, abbiamo scelto Roberto Bonà perché è stato con me già a Gozzano 2 anni, lo conoscevo come persona, e siamo convinti di aver scelto
il meglio che potevamo scegliere. L'abbiamo scelto tutti assieme perché eravamo convinti che fosse una persona adatta al nostro progetto di società. Presidente, che ruolo avrà l'Accademia nel prossimo campionato di promozione? Ma il ruolo che speriamo ci compete in questo campionato. Siamo una neopromossa, quindi non abbiamo aspirazioni certamente di arrivare in alto. Poi però, sai, il pallone è rotondo, quindi noi si parte per fare un buon campionato, un campionato che possa mettere le basi per una squadra importante. Ti ripeto, cerchiamo di valorizzare al massimo i giovani perché sono la nostra risorsa anche a livello economico, non nascondiamoci dietro ai giovani per altre cose e anche per quello, prima di tutto perché abbiamo un settore giovanile importante e quindi dobbiamo cercare di valorizzarlo al massimo proprio con la prima squadra. Poi i giovani sono quelli che anche economicamente ti danno un grosso aiuto. Ok, abbiamo sentito le parole, l'ultima domanda che vi faccio, tutte e due, perché abbiamo sentito parlare Vezzola di settori giovanili, no? Termini spesso abusati, attenzione al settore giovanile, vogliamo crescere i nostri giovani, poi guardiamo le prime squadre e di giovani del settore giovanile nelle squadre, cioè se tu leggi la squadra X, vai a vedere i giovani, non arrivano mai dal settore giovanile della squadra X, arrivano sempre da fuori. Qual è il vero problema del settore giovanile? Alessandro e Daniele, io poi chiudiamo. Penso che sono, hai detto giusto te, sono termini abusati. Abusati, giusto? Sì. Perché in realtà nel settore giovanile non si lavora. E non si lavora né sulla tecnica pura. Io parlo di tutti i settori giovanili, vado a vedere quelli soprattutto. Non si lavora sulle posture, ma non le posture di riscaldamento, le posture quando la palla è da una certa parte o quando ti attaccano. Non si lavora su neanche la tecnica in movimento, non si lavora su quelle cose che quando sei in prima squadra gli allenatori richiedono, non si lavora sulle diagonali. E allora sono contento che almeno ci sono allenatori che qualche cosa fanno, perché io ho visto Gagliardelli, che oltre ad essere un amico l'ho anche allenato e ci ho giocato insieme, il Ghigo lavora su queste cosettine qui, come Carnovale, anche Carnovale a Domo lavora su queste cosettine qui e ce ne saranno qualcuno in giro sicuramente, però la lacuna grossa è che si parla tanto, si abusa tanto del termine settore giovanile, in realtà non si lavora perché non si mettono gli ex calciatori a fare gli allenatori. Se mi si mettono gli ex calciatori a fare l'allenatore, allora si trova sicuramente un qualche cosina in più e si aiutano gli allenatori. Ma magari 50 euro si risparmiano, no? C'è un allenatore bravo che costa 300, esatto. Faccio un'ipotesi, ne arriva uno scarso che costa 200, si prende quello scarso, esatto, che costa Io sono 200. Contento che è arrivato Morellini, che è un alto imprenditore, che ha fatto un po' di calcio, per cui gestisce il settore giovanile con questa ottica qua, spero, e sicuramente sarà così. E se no, i settori giovanili sono destinati a morire. Daniele, in 10 secondi? 9, 8, 7, 5. No, per quanto riguarda il settore giovanile, sicuramente l'Accademia è quella che ha il settore giovanile più importante a livello sia numerico che qualitativo, penso, nella zona del Borgo Manerese. Un'altra squadra che secondo me, anche grazie alla disponibilità del campo sintetico che sta lavorando secondo me bene, può essere il Borgo Sesia, che sta puntando su comunque allenatori giovani, Andrea Borgato, Michele Biolcati, comunque ex giocatori di categoria che insegnano e trasmettono ai ragazzi la voglia e la passione, e mi auguro che appunto possano continuare su questa linea. Perfetto, io ringrazio Daniele Sala, in bocca al lupo per la nuova avventura Briga. Crepi, spero di rivederci a presto. Grazie Alessandro Riva. Grazie, e volevo salutare Matteo Labella che non lo vedo più in televisione. Salutiamo anche noi Matteo, ci vediamo con tutte e due, con tanti altri ospiti, l'8 giugno al Concord per il Gran Galà del Calcio con Grazie. Le premiazioni. Dilettanti per dire, torno lunedì prossimo alle 20.35.